Una serata insieme agli amici e ai colleghi di sempre per festeggiare un anniversario importante. C'erano tutti nel foyer del Petruzzelli, da Enzo Foglianese a Vito Signorile, da Antonio Rossano a Michele Marvulli, per la serata a soggetto dedicata a Franco Chieco, decano del giornalismo barese, per i suoi 65 anni di attività. Una festa introdotta da Raffaele Lorusso, presidente della sua stampa di Puglia, alla cui guida Chieco è rimasto per un decennio, dal 1974 al 1984. Una scelta, quella del Petruzzelli, non casuale, vista l'esperienza di Chieco, per oltre 50 anni critico musicale sui palchi del Politeama barese, come quella volta con Herbert von Karajan. Quando è venuto nel 58 con la Filarmonica di Vienna, io avevo chiesto di assistere a una prova e mi fu detto che il maestro non avrebbe ammesso nessuno in teatro. Allora il custode mi consigliò di venire alle 8 del mattino, che il maestro prima delle 8 e mezza non sarebbe venuto in teatro. E allora io mi sono nascosto tra le poltrone al terzo ordine e quando è arrivato il maestro lui ha guardato in teatro per assicurarsi che non ci fosse nessuno. Quando fu sicuro, appena lui attaccò la prova, io mi misi la testa sopra e ho beffato Karajan.